Se qualcuno di voi se lo sta chiedendo, ebbene sì, non posso giocare a Fortnite perché sto ancora aspettando che il fantastico centro assistenza di Fortnite mi dia assistenza, appunto. E quindi eccomi una reaction alle skin nella vita reale. Ma siccome ho fame e voglio rendere il video un po' più critico, mangerò un biscottino per ogni ragazza che palesemente non gioca a Fortnite ma si veste così solo per acchiappare un po' di like per il trend di turno. E ne prevedo molte! Ok, direi che la prima da questa faccia sappia giocare a Fortnite perché non è uno splendore, diciamo. Beh, fai balletti. Non è manco troppo accurata la skin del bombarolo lucente. Però le ha le skill con l'hula hoop, eh? Le skill con l'hula hoop ci sono. Orsacchiotto che balla. Però non credo sia una modella, quindi easy. Ancora non mangio il suo biscottino, che però ho fame, quindi quasi quasi ne mangio uno così a cavolo. Ah beh, questa qua tutti la conosciamo. Questo è Tfue che si è travestito dal no skin. Ma meglio di Tfue c'è il suo amico. Ah, che c'è il lama, bellissima con questa clip. Che ora apre l'ombrello e si butta per prendere il lama. Ma ancora meglio di lui è l'amico metallaro. Cioè che ha la skin del metallaro. Eccolo. Ma è bellissimo, c'è pure il mio piccone preferito, quindi stima totale. Questa, secondo me, so per mangiarlo? So per mangiarlo? Fa il cuoricino? Non lo so. Eccola qua, Ale! Ale, un'acqua! Non mi piace questa. Secondo me non è una modella. Questa non lo so. Questa sì, sicuro. Ale! No, finisco tutto. Au. Ale! Non finisco tutto. Ma è sempre la stessa. Ale! Au. Basta! Questo era streamer. Questa non so chi sia. Vabbè. Cioè, se lo mangio qua, dove lo mangio? Sta diventando una challenge comunque. Fatta bene? Cioè, questa è fatta col culo. Non piace per niente. Ah, la rimpatriata proprio hanno fatto qui. A me è la stessa di prima. Ho già mangiato. Ho già mangiato per quello. No, cos'è? Ma sembra sembra carnevacciuolo. Ho già mangiato per te. Però rimangerei. Questa mi sa che è un'altra. Glielo dedico, glielo dedico. Vabbè, ma questo non è una skin di Fortnite. Vabbè. Il primo pacchetto è andato comunque. Un po' bruttina questa. Questa, beh, è un cosplayer, si vede, quindi non è una modella. Questa non so se sia una modella o sta. Vabbè. E mangiamo un altro biscottino. Mi inizierò a disgustare se li mangio tutti così velocemente. Ci stanno. Questa secondo me è cosplayer, non è modella. Sì, perché è la stessa. Non è modella, ragazzi. Questa secondo me ci gioca a Fortnite. Pure questa, cioè, una modella non si mette in coso così. Questa è sempre la streamer, credo. Questa è fatto con un culo, quanto è grosso! Questo è il pigiama, ha solo colorato il suo pigiama. Questa è una tuta che aveva a casa, cioè, non è. No! No, mi spiace, ragazzi, però non me l'aspettavo. Non c'è niente, c'è solo lo scar in mano. No, no. Direi che questo corvo puoi farlo anche volare su un altro albero, eh. Fatta davvero male. Questi ragazzi io li apprezzo perché sono fatti sicuramente a mano. Però questa mi sa che ci devo dare il biscottino. Non è fatto bene, eh. Però ci un biscottino perché secondo me quella non ha mai visto Fortnite in vita sua. Ci sta. Questa è una canottina. Questa l'ha fatta lei. L'ha fatta lei, palesemente. Anche questa l'ha fatta lei. Parrucca di meno di 2 soldi. Ci stanno. Queste sono fatte bene. Queste sono fatte già meglio.
Questa è una pubblicità, ragazzi, cioè. Non è una che mettere foto per se stessa. Questa è fatta abbastanza male. È sempre lei, è sempre lei. Sei una grandissima gnocca, figlia mia, però se ho già mangiato il biscottino. Vabbè, season 5, abbiamo capito. Mamma mia, figliola mia. Ma io me lo mangio altro biscottino per te. Vedi? Vedi che mi ricompensa per il biscottino? Non sei la mia tipa, mi spiace. Questa però? No, ragazzi, questa è tra cosplayer. Bella ragazza, però è tra cosplayer, quindi ci gioca. Sta maschera si vende, quindi chiunque può farlo, il cosplayer. Non lo so. Questa qua è proprio una bella ragazza, però, anche lei. È la... come si chiama? Non mi ricordo. Dimmi nei commenti come si chiama quella streamer. Comunque sto cacciando pezzi. Ecco perché nessuno mangia durante i video. Perché escono i pezzettini, è bruttissimo. Biscottino. Un sacco di ragazze che l'hanno. Ma è sempre la stessa? Non parlo, non parlo. Poi dite che sono cattivo. Ma questo è Mr. Flame. Questo non è il corvo di prima. No! Bellissima! Ha più tette questa su quel tavolo che non lo so. Cocomeri al mercato. Questo non mangio perché tutta gente che secondo me. Questa si fa a casa sua, quindi cioè non è. No, questa non ha mai visto Fortnite. Sono bimbi. Quindi sì, hanno visto Fortnite. No, questa non ha mai visto Fortnite. Non mi piace, però non ha mai visto Fortnite. La bambina mi sta sempre sulle palle. C'è la bambina, quella là. La skin della bambina, intendo. Alcune si ripetono, però, eh. Cioè. Vabbè, io nel dubbio me lo faccio un altro biscottino per tutta questa. Vabbè, avete capito. Quando il T-Rex ha fin troppa fame. Ma quante foto si è fatta dopo con quella skin? Non è che posso mangiarmi una scatola intera, anzi, già ne ho fatte due. Mamma mia. Tutte le briciole. Che è questa del leone? Ah, vabbè, quella è la maschera, però, non è. Ecco, Calamity. Questa biscottina. Devo aprire un altro. Ah, che palle. Ah, non ce la faccio più. È l'uno oltretutto. Cioè, sto pranzando. Alcune sono fatte veramente, ma veramente con culo. Malissimo. Che ci hanno trovato pinnacoli? Sempre al streamer. Ok, signori miei. Questa reaction è andata. Non so con che capelli. Vi voglio solo far vedere lo schifo. Lo schifo che c'è sulla scrivania. Il risultato è questo. No! C'erano un po' di briciole dentro, come lo lanciate? Ancora più schifo sulla scrivania. Abbiamo visto un bel po' di pezze di gnocche. Ovviamente le skin più belle, cioè quindi quelle che erano fatte meglio, erano anche quelle indossate da modelle che non si cagano minimamente Fortnite, ma semplicemente perché quelle non le hanno fatte loro, quindi quei costumi glieli hanno dati. Anche se tra un po' già leggo i messaggi qui sotto nei commenti. Musics, ma quella è la streamer dell'Azerbaigian, che come fai a non conoscerla? Ragazzi, se ho mangiato dei biscottini anche quando non dovevo mangiarli, è tanto di cappello a loro e al loro bel corpo. GG anche a quelli che si sono cimentati nella creazione di costumi originali senza andare semplicemente a comprare su Amazon. E personalmente credo che il vero cosplayer sia quello che si crea il costume, non quello che se lo compra, perché altrimenti che senso avrebbero le gare di cosplayer? Spero oltretutto che questo video vi sia piaciuto. Se è così stato, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale perché siete tanto ma tanto altro ancora. E noi quindi ci vediamo magari in un prossimo video. Ciao!